L'amore, il vero amore, non ha bisogno di consenso. Quello si chiama stupro. Sei un'insensibile, egoista, stronza, non sai amare. Sei una vittimista del cazzo, sei un'ipocrita, pervertita. Sei una stronza, mi tratti meno di zero e sei sempre lì a trovarmi difetti. Hai ripetuto stronza due volte. È il classico tipo che parla e non conclude. Ma perché ti ostini ad uscirci ancora insieme? Te l'ho detto, è il classico tipo che parla e non conclude. Per San Valentino andrò a puttane. 24 anni spagnola che si fa leccare tutto e si fa venire fuori in faccia. 100 euro spesi bene. Ma io invece andrò al ristorantino con Teo, orchestrina che suona, e poi andrò a casa sua e forse faremo l'amore. Insomma, praticamente gli farò buttare 100 euro in cesso. Che donna. Lo so, cazzo. Anche se non scopo più col mio ragazzo, è bello sapere di avere una persona accanto con cui parlare, sentirsi se stesso, senza essere giudicato, poter parlare liberamente, insomma. E tu? Tu quando ti fidanzi? Io per queste cose lo psicoterapeuta. Costa meno, è dell'ASL. Non puoi pretendere che sia sempre lei a cercarti. Perché? Perché è una donna. Beh, in realtà la cerco sempre io. Sbagliato. Perché adesso lei sa cosa provi e non ti cercherà più. Ma allora che cosa dovrei fare, scusa? Non cercarla per un po'. Ma poi magari faccio. Ah, ma poi un cazzo. Scusa, falli capire una volta per tutte chi comanda. E chi comanda? Lei! Medicinale da assumere con cautela. Cosa vuol dire? Che lo devo ingoiare lentamente? No, che sei un coglione.